9 gennaio. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. Lamentazioni 3:21. Pietre miliari. È importante riconoscere quali siano le pietre miliari nella propria vita spirituale, affinché di volta in volta si possa rammentare delle porte che Dio ha aperto quando si ritenevano chiuse per sempre, o alle volte che Egli ha operato nella vita. Quando Dio divise il Giordano per far passare il suo popolo, era il solo che conoscesse l'enormità delle sfide, Gerico compresa, che avrebbero dovuto affrontare sull'altra riva. Sono questi i momenti in cui si ha bisogno di un promemoria. Così ordinò loro di raccogliere 12 pietre dal Giordano e costruire un monumento che permettesse un giorno di ricordare la sua fedeltà. Samuele fece la stessa cosa dopo la sconfitta dei Filistei. Prese una pietra e la chiamò Eben Ezer, che significa «Fin qui il Signore ci ha soccorsi». 1 Samuele 7:12. Prima di cedere allo scoraggiamento, ai dubbi e allo sconforto, fermati e ripensa a ciò che il Signore ha fatto per te fin qui, al momento in cui hai accettato Gesù nel tuo cuore. Tante sono le liberazioni dalle difficoltà. Dio, per certo, sarà fedele nei tuoi confronti e opererà per la sua fedeltà.